Benvenuti, eccoci qua, siamo pronti per una nuova ricetta, vero Nonna Maria? Certo. Tu sei pronto invece? Sempre pronto. Non mi sembri tanto pronto. Chi l'ha detto? Non mi sembri tanto pronto. Io sono sempre pronto. Aspetta, fermo, non ti muovi, eh? Ma che cazzo mi hai messo? Non lo vuoi questo? No! Aspetta, fermo, proviamo, eh? Oh! Adesso sì, ci andiamo bene. Manca solo il mio. Oh, ora siamo tutti e tre pronti, vero? Beh. Siamo tutti pronti per fare... I strangocci! Come? I strangocci! Che famo? I strangocci! Oh! Quindi, gli strangocci, un piatto tipico umbro e molto semplice da realizzare. Certo. È un primo piatto, è una pasta, ok? Sì. Siamo pronti con gli ingredienti? Sì. Come? Sì! Come? Sì! Sì. Come? Sì! Oh. Primo ingrediente qual è? La farina. Ma quanta? Questa è 500 grammi. Mezzo chilo di farina! Tu sei sempre lo stronzo. Ma era un po' di farina. Ma beh, perché la farina me l'ha buttata addosso. Adesso è diventata un po' meno di mezzo chilo, eh. Buoni. Due cucchiai di olio. A tutto liscio. Come l'olio finora, eh. Terzo ingrediente qual è? L'uovo. Vai. Eccolo, fresco. E lo mettiamo qua. Poi un po' di acqua per impastare, eccola. Vedete, guardate acqua, guardate. Sono un cazzotto, sentire. E acqua un'altra volta? Iniziamo subito con il procedimento, vai, che cosa bisogna fare? Facciamo la fontana. Facciamo la fontana. Olio. Uovo, lo rompiamo. Un cucchiaio di sale. L'acqua. Impasta, vai. Guardate che mani sagge. Come impasta, destro sinistro, impastamento misto. Vai o no? Salute! Sì! Ah. Buona, buonissima! Dopo aver impastato, la lasciate un po' riposare. E poi fate dei piccoli panetti. Dei piccoli panetti così. Una volta fatti i panetti, bisogna utilizzare la... La nonna papera. Fai una papera! Palla, vai! Per fare i strangocci umbri occorre questo attrezzo qui che noi chiamiamo rasagnolo, ma in realtà è un mattarello. Lo potete trovare dappertutto. Passate sulla sfoglia. Provo anch'io. Primo passaggio, bisogna dividere i strangozzi. Vai nonna, vai. Eccoli qua finalmente i nostri strangozzi umbri, guardate che bello. Guardate che bello, le mani in pasta, la tradizione, l'emozione nel farli.
sono squisiti. Accompagnateli con i vostri sughi preferiti, vero nonna? Sì. Buon appetito, continuate a iscrivervi e noi vi aspettiamo sempre qua con nonna Maria.